Massimo, inizia la stagione ufficiale e arriva subito la tua timbratura del cartellino, una doppietta per iniziare al meglio questa nuova avventura. Sì, dai, il primo obiettivo era quello di comunque di portare a casa il risultato, poi sono contento dei gol perché comunque fa sempre piacere un attaccante, però mi è piaciuta di più la prestazione perché secondo me abbiamo fatto un'ottima partita, un passo in avanti dalla partita con Nantes. E questa penso che era la cosa più importante da fare stasera, prima di tutto passare il turno e poi migliorare con, anche a livello di ritmo per la prima partita di campionato. Quello che ha colpito molto nell'amichevole anche oggi è l'intesa che avete davanti tu, Pucciarelli e Saponara, vi conoscete ormai a memoria e questo è fondamentale. Beh, sono parecchi anni che giochiamo insieme, questo è normale, conosciamo i pregi e i difetti l'uno dell'altro, quindi è normale che ci sia questa intesa e fa piacere perché comunque lì davanti dobbiamo dare una grande mano, sotto a livello realizzativo, ma prima di tutto a livello di difesa perché comunque ci permette comunque alla nostra linea difensiva di rimanere alto per fare il nostro gioco. Senti Massimo, considerando che salvo sorprese tu e Manu e Pucciarelli rimanete ad Empoli, quanto sarà importante che anche Riccardo rimanga qua per noi? Beh, ma Riccardo, l'ho detto anche gli altri giorni, è un giocatore molto importante per noi. È difficile trovarne uno come lui, soprattutto prima di tutto per le sue qualità e poi per il nostro modulo e l'intesa che abbiamo lì davanti. Quindi spero che rimanga. Però io non sono lui, giustamente lui deve fare le sue scelte, certo. E prendere le sue decisioni. Tornando al match, mi sembra che stasera l'abbiamo presa in mano, la partita è condotta fino al 93esimo, zero sbavature da parte di tutti i reparti, zero sofferenze. Sì, abbiamo fatto magari qualche piccolo errore, ma ci sta, perché comunque la nostra priorità è quella di giocare a palla e deve essere quella. A volte ci porta degli errori, ma sono errori banali, ma è giusto che li facciamo perché comunque dobbiamo ancora trovare delle intese, visto che c'è qualche nuovo innesto, quindi penso che tutto sommato sia stata una grande serata e siamo partiti col piede giusto. Come arriva questo Empoli allora alla prima di campionato contro la Samp di mister Giampaolo? No, bene, per ora bene perché comunque abbiamo lavorato molto bene anche a livello di preparazione e siamo andati dal primo giorno molto in crescendo e quindi sono sicuro che almeno che ci perdiamo in questi due giorni liberi di stare bene fisicamente perché comunque come ho detto siamo in continua crescita a partire dal primo giorno fino ad ora e secondo me possiamo ancora crescere da qua a sabato. Senti, Massimo Maccanone, 37 anni, cioè aumentano, no? Questi, però tu rimani il baluardo di sempre. Ah, sto anche meglio dall'anno scorso. La roba. No, sto veramente meglio dall'anno scorso e spero di continuare, sicuramente. Ci saranno anche momenti difficili per me, ma l'importante è comunque riuscire a dare il contributo e poi nei miei momenti difficili ci saranno gli altri posti miei. Tanti di scherzi del destino, appunto, come diceva anche Alessandro, la Samp alla prima giornata, riabbracciamo mister Marco Giampaolo, col quale tu sei molto legato. Sì, l'ho sentito anche ultimamente, ha lasciato veramente il cuore anche dei tifosi qui a Empoli perché comunque ha fatto un grande lavoro e è stata una grande persona, come lui dice sempre che mi ha trovato migliorato dopo 6 anni, l'ho trovato migliorato molto anche a lui e quindi auguro il meglio dalla seconda giornata in poi. Esatto. In campo dal primo minuto una scelta sicuramente importante, quella di mister Martuscello, e tutta la sei giocata al meglio. Sì, sono contento che il mister mi ha schierato dal primo minuto e spero di aver fatto bene e niente, bisogna continuare così. Ecco Raffaele, ma può essere questa la stagione che non è stata quella passata? Perché tu eri arrivato per essere il sostituto di Valdifiori, poi le cose sono andate diversamente, anche per meriti di Paredes, se dobbiamo dirlo. Quest'anno ti giochi qualcosa di veramente importante.
Sì, me lo auguro, come hai detto tu, l'anno scorso comunque è stato un anno particolare, c'era comunque Leo che è un fenomeno e spero quest'anno di giocarmi le mie carte. Senti, oggi una prova importante da parte di tutta la squadra, ha impressionato molto la condizione fisica, Martucciello diceva la scorsa settimana eravate al 60%, oggi forse quasi al 100%. Sì, rispetto all'ultima partita che abbiamo fatto settimana scorsa sicuramente abbiamo fatto un passo in avanti, oggi era importante vincere, passare il turno, dare una risposta importante e ci siamo riusciti. Era importante anche la tenuta atletica, perché si è giocato, ricordiamo, sì di sera ma con un grandissimo caldo, non era facile stare in campo, avete dimostrato di star bene. Sì, stiamo bene, la condizione sta migliorando, allenamento dopo allenamento, e speriamo di arrivare alla prima di campionato ancora, ancora meglio di questa sera. Ecco, stasera c'era il Vicenza, chiaramente va presa per la squadra che è il tasso qualitativo dell'Empoli, era nettamente superiore, da domenica prossima si alza l'asticella, è campionato ed è, lo possiamo dire, una concorrente diretta la Samp per la lotta alla salvezza anticipata. Ah, sicuramente domenica inizia il campionato, archiviamo subito questa partita, prendiamo quanto di buono abbiamo fatto, miglioriamo gli errori che abbiamo commesso e niente, bisogna continuare su questa strada e allenarci al 100% tutti i giorni, solo così possiamo raggiungere il nostro obiettivo. Senti, che partita sarà quella con la Samp contro Giampaolo? Voi conoscete benissimo lui conosce benissimo voi. Sì, sicuramente il mister ha lasciato un ottimo ricordo qui, l'anno scorso abbiamo fatto un campionato eccezionale. Niente, cercheremo di fare il nostro meglio. Senti Raffaele, in questa estate si è parlato anche di mercato intorno a te, ci dici se c'è stato qualcosa di vero e se comunque in qualche momento c'è stato anche da parte tua magari un pensiero diverso rispetto a quello di Empoli? Ma io ho sempre sperato di rimanere qua, perché comunque Empoli è una piazza dove diciamo per un giovane primi anni di A è la miglior cosa. Poi è normale, quando non giochi a volte devi fare delle scelte, però la società mi ha sempre fatto capire che c'era fiducia e di questo ne sono contento.